Ecco, io penso che Santa Rita in questo senso ha saputo vivere la sua vita. Lei, che certamente non è stata priva nella sua esistenza di sofferenze e tribolazioni, lei che ha sopportato una vita familiare molto violenta, ma che ha accompagnato anche con la passione del suo cuore, con il dono del suo amore verso la sua famiglia, in particolare i suoi figli. Ecco, certamente non ha avuto tante occasioni umane per gioire, ma finalmente, proprio a partire da quelle esperienze profondamente sofferte, ha trovato quella gioia che l'ha portata addirittura ad offrirsi poi totalmente a Dio e a consacrarsi a Lui. Santa Rita viene rappresentata attraverso il simbolo della rosa. Ecco, questo simbolo che, se vogliamo, il simbolo del profumo della sua santità ci ricorda, proprio come ci dice Gesù, che ogni sofferenza si trasformerà in gioia. Ogni spina può diventare il fiore bellissimo e profumato di una gioia senza fine. Ecco, proprio a Santa Rita affidiamo le nostre preghiere, perché anche per noi il seguire Cristo, il seguirlo anche nel cammino doloroso della croce, possa essere per noi il momento in cui, mentre magari viviamo una tribolazione, comunque raggiungiamo intimamente nel nostro cuore quella gioia che solo Gesù ci può dare. Sia lodato Gesù Cristo.